si svolge il debate secondo il format del World School Debate. La discussione prevede 8 interventi o discorsi che si susseguono secondo uno schema preciso. Il primo è l'intervento del primo speaker della squadra pro o di governo, che dura 8 minuti. Il suo primo compito è definire la mozione. Sulla definizione dei termini della mozione si basa infatti l'argomentazione sostenuta dalla squadra. Facciamo un esempio. Nella mozione "Il fumo deve essere vietato nei luoghi pubblici", è necessario definire i termini "vietare" e "luoghi pubblici". Chi dovrà far approvare e far applicare poi questo divieto? Che effetto otterrà? Con il termine "luoghi pubblici" stiamo parlando di stazioni, di scuole, parchi, concerti rock o di tutti questi assieme? La squadra intende estendere il divieto ovunque o esso sarà valido solo in alcuni luoghi in particolare? Una volta definita la mozione, il primo speaker presenta la linea argomentativa della propria squadra, introduce le argomentazioni di cui parlerà in prima persona e citerà quelle che verranno affrontate dai suoi compagni di squadra. Sempre il primo speaker dovrà precisare chi dei suoi compagni farà il discorso di replica. Conclude infine il suo intervento presentando una o due argomentazioni a supporto con prove. Il secondo momento è riservato al primo speaker della squadra contro o di opposizione. Egli dovrà specificare innanzitutto la posizione del proprio team rispetto alla mozione e alla definizione data dalla casa di governo. Potrà condividerne alcuni elementi e proporne altri più affini all'interpretazione sostenuta dal proprio team. In secondo luogo, dovrà confutare le argomentazioni principali del primo oratore pro e successivamente, come il primo oratore pro, dovrà presentare la linea argomentativa della propria squadra. Infine, illustrerà una o due solide argomentazioni a sostegno della posizione assunta dal team. Il suo intervento dura 8 minuti.